Sabato, 25 gennaio 2020. Conversione di San Paolo Apostolo. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, Paolo disse al popolo: «Io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli, e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei, o Signore?» Mi disse: «Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti». Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che devo fare, Signore?» E il Signore mi disse: «Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge e stimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: «Saulo, fratello, torna a vedere». E in quell'istante lo vidi. Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora, perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome». Dal Salmo 116. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo, perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura per sempre. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Queste saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno, non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati, e questi guariranno».